me è un grande successo perché non aveva mai fatto tappa, non aveva mai dormito a Parma prima dello scorso anno, quest'anno hanno deciso di tornare, ci hanno chiesto di poter tornare, quindi per noi è un motivo d'orgoglio, significa che l'anno scorso sono stati bene. Oggettivamente, come ricorderete, è stata una grande festa, c'era tanta gente e devo dire che a questo punto abbiamo lasciato il segno. Quest'anno sarà sostanzialmente il percorso identico, ci saranno 50 auto in più sul Tribute, quindi 50 Ferrari in più, e quindi diciamo così che mi auguro che aver aperto la strada lo scorso anno possa consentirci di avere più visitatori. So che già gli hotel stanno ricevendo prenotazioni, questo è importante, quindi è un momento importante di promozione della città e del territorio, visto che poi quest'anno ci sarà anche un passaggio da quello. L'anno scorso che numeri ha fatto? Gli alberghi erano tutti pieni, quindi soltanto di piloti c'erano più di 1000 camere prenotate e tutte le altre camere erano prenotate dai visitatori, diciamo così, dagli spettatori. Gli albergatori sono rimasti molto soddisfatti perché hanno anche quest'anno qui verranno coinvolti, sono stati coinvolti nell'organizzazione. Da tutta Europa abbiamo persone che vengono a vedere questa corsa, che richiama in Italia persone, è uno dei brand più conosciuti al mondo per come rappresentante dell'Italia. I costi dell'anno scorso, come detto poco fa, verranno definiti in corso d'opera, stiamo facendo un attimino quello che è il budget e vedremo anche quello che è la raccolta sponsorizzazioni.